una recente intervista, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Mario Cusitore è tornato a parlare della segnalazione. A distanza di tempo dalla fine del trono di Ida Platano e dal suo addio a Uomini e Donne, di recente, l'ex corteggiatore Mario Cusitore è tornato a parlare del suo percorso nel programma e dell'ultima segnalazione che ha portato alla sua eliminazione. Ricordiamo che Mario era stato avvistato in un BB insieme ad un'altra donna e per questo, l'ex tronista, a seguito di altre numerose segnalazioni sul suo conto, aveva deciso di eliminarlo. Dopo che anche l'altro corteggiatore aveva abbandonato lo studio, Ida aveva preso la decisione di lasciare il trono senza fare una scelta. Nel corso di un'intervista rilasciata di recente a Fanpage, l'ex corteggiatore ha così voluto chiarire la sua posizione per l'ennesima volta. Ribadendo di essere andato in quel BB solo per poco tempo, e di non aver trascorso tutta la notte come aveva sostenuto la portiera. Uomini e Donne, Mario Cusitore sulla segnalazione rivela che secondo infatti quanto riportato dalla portiera, Mario avrebbe trascorso la notte nel BB con l'altra donna e sarebbe uscito da lì la mattina dopo verso le 10. Su questo punto, l'ex corteggiatore è tornato a parlarne nel corso dell'intervista rivelando «Non è successo niente tra me e Melissa, siamo solo amici». Quel giorno avevo appuntamento con Eva Grimaldi, Guillermo Mariotto in un bar del centro, a Napoli, perché dovevamo andare a una festa di compleanno. Queste persone non sono più venute, ma io ero già lì. Melissa dormiva in un BB che si trovava vicino a quel bar, e sono andato da lei mezz'ora per fare una chiacchiera. Io non me l'aspettavo, sono andato in quel BB alle 18.30, era un venerdì pomeriggio. La portiera del BB che mi ha visto entrare, alla quale ho anche detto che andavo a trovare un'amica, ha detto che io sono uscito da lì alle 10 di mattina. Non è vero, perché la mattina seguente ero a Teverola per misurare il vestito della scelta. La segnalazione è nata con una bugia. Se la portiera avesse detto la verità, io non avrei avuto problemi, perché ero solo andato a trovare un'amica. Questa è la verità. Ida lo perdonerà. Se per il momento Mario Cusitore ha più volte provato a chiedere scusa all'ex tronista e a convincerla di riprovarci, Ida sembrerebbe intenzionata a rimanere ferma sulla sua posizione e a non fare passi verso di lui. Ma alla fine cederà e lo perdonerà o il lieto fine non è destinato ad esserci per questa coppia?